E vi ripiglio, è come se non vi ripiglio. E vi ripiglio. Vado? Via. Amici di Bici Sport, qui bicisport.it, cicloturismo, tutto quanto insieme, chi più ha ne metta, perché siamo con Paolo Bettini. Paolo, ti abbiamo fermato noi, tu so che avresti continuato, però due domande su ieri. Effettivamente mi hai interrotto la performance, ma come vedi andiamo sempre d'accordo, perché dove c'è un ristoro c'è Bettini. C'è Bettini e viceversa, insomma. Quindi Paolo, allora, ieri abbiamo visto il trionfo di Thomas Pidcock, ex campione del mondo ciclocross, campione olimpico della mountain bike, insomma, quindi su una corsa del genere non poteva fallire. Ma era uno dei nomi che girava, favorito, ha mantenuto la promessa, non è mai facile. L'abbiamo visto come, soprattutto nel tratto di discesa velocissimo del Monte Sante Marie, come sa guidare la bici, no? Viene dal ciclocross, ha fatto la differenza, non ha vinto lì la gara, ma lì ha iniziato a costruire la sua vittoria, pertanto Van der Poel era grande atteso, li ha messi tutti nel sacco. Deluso un po', no? Ma deluso, sai, io sono ancora convinto che certi corridori, certi motori poi hanno bisogno di un 40 km in più per uscire fuori. Per uscire alla distanza. Strada Bianca è questa, la conosceva bene, e Pidcock andava più forte. Ha sorpreso un po' la condotta di gara, la condotta, diciamo, tattica di gara della Jumbo Visma, no? Tra Attila Walter e Benoit, insomma, erano in due. Lo stesso Moric, non solo, insomma, ha puntato il dito sui ragazzi olandesi. Tu cosa ne pensi? Ma penso che quando manca un grande riferimento si perde anche un po' la squadra, credo sia così, hanno provato magari in maniera un po' poco coordinata e succede anche questo. Ultimissima domanda, poi ti lasciamo andare. Per quanto riguarda i nostri colori, c'era Formulo davanti, afforato in uno dei momenti decisivi, c'era Baggioli anche che si è un po' perso nel finale. Si è mosso molto bene Bettiol, magari anticipando, sembrava in giornata buona, magari non per la vittoria ma sicuramente per un gran risultato. Poi purtroppo la caduta, ho saputo dopo, perché poi non si è visto bene, ho saputo dopo che si praticamente è stato centrato. Esattamente. E niente, una distrazione, si è giocato tutto per una banalità, peccato perché era comunque in gara, anche se l'avevano già ripreso, ma comunque era nel vivo della gara e li abbiamo, dai, ragazzi, ripeto, la DTT, no, Formolo, Baggioli, Bettiol, che dimostra di esserci, avanti. Vediamo un po', insomma, proseguo, già che Alberto non si sia fatto male, visto che è caduto molto male, insomma, sta bene, insomma, quindi tutto a posto. Paolo, lungo o corto oggi? Corto, che poi medio, perché corto, esatto, fino a un certo medio, punto, perché comunque fa più tosta. Chic, no? Bene, allora ti lasciamo andare. Sì, era duro il mio gruppetto, perché nel caos dei 6.000 di partenza, vedi, succede anche che poi ti perdi, ma siccome noi la interpretiamo come giusto, no, giusto lo spirito che ormai mi identifica, anche siamo arrivati qua, ho avuto modo di pedalare qualche chilometro con Cancellara, con abbiamo visto la partenza, sì, con Cancellara, con Pozzato, Cipollini, già che sono col andati Cipo, sparati. Il Cipo è partito forte, ma lo sapevamo, con Colubrelli, e adesso aspetto il mio gruppetto, i miei amici, e poi ci godiamo il resto dei chilometri. Poi noi ci vedremo sulle strade del grande ciclismo, ovviamente, ma poi verremo alla tua Gran Fondo, perché ricordiamolo, insomma, c'è la Green Fondo Paolo Bettini, la Geogravel a settembre. Bravo, Green Fondo Paolo Bettini, la geotermia il 4 di giugno, e poi quest'anno questa novità che inseriamo anche noi su un territorio fantastico. Siamo sulle strade bianche, noi siamo appena più verso il mare, sulle strade grigie, Geogravel Tuscany, 23 e 24 settembre, mi raccomando, noi non mancheremo e non mancherete anche voi. Grazie Paolo. Grazie a voi.